Da pochi giorni si è conclusa l'edizione 2018 dell'Africa Reco Race, gara che ogni anno conduce gli equipaggi iscritti a Dakar. L'Africa Race, la vera gara verso Dakar, anche quest'anno ha riservato grandi soddisfazioni ai colori italiani. La vittoria è andata al team olandese De Roy, che ha gareggiato con un Iveco Strator appositamente realizzato per questa gara. Un grande risultato per la casa torinese Iveco. L'azienda di casa nostra ha conseguito un altro importante risultato. Il successo di De Roy è stato accompagnato dall'ottima qualificazione del team Eurocargo, il cui mezzo, un Iveco Eurocargo pilotato da Corrado Pattono, si è posizionato al 21° posto. Un'ottima stagione africana, quindi, per i colori italiani. Non dobbiamo dimenticare che i successi italiani nelle gare africane partono da molto lontano. Il 28 dicembre 1950, 43 equipaggi firmano il registro di partenza dell'impresa sportiva più avventurosa del dopoguerra, la traversata del continente africano da Algeri a Città del Capo, 15.000 km di piste battute, sentieri, guadi e qualche raro tratto di strada asfaltata. Una gara da percorrere in 40 tappe ad una velocità media di 40 km orari. Organizzata dal generale Meunier, presidente della Società francese degli Amici del Sahara, con la collaborazione dell'Automobile Club de France e del Royal Automobile Club de Belgique, la competizione vede schierati veicoli provenienti da tutto il mondo: Buick, Bugatti, Chevrolet, Dallaire, Dodge, Fiat, Hotchkiss, Jeep, Lancia, Land Rover, Lincoln, Renault, Peugeot e Volkswagen. La classifica è suddivisa per classi, fino a 1100, da 1100 a 2000, oltre 2000. Il premio in palio è di 700.000 vecchi franchi francesi, pari a circa 125 milioni di lire dell'epoca. La squadra francese, quella più organizzata, a bordo di autoveicoli speciali Renault, è composta da 5 equipaggi militari, selezionati tra 600 autieri con almeno 5 anni di servizio svolti tra le sabbie sahariane. Numerosi sono i concorrenti italiani: 3 campeggiatori torinesi, Veglia, Butti e Pavesio, su una Jeep Willys residuato bellico, 2 piloti di Crotone, Baracco e 40 a bordo di una Lancia Aprilia di serie. La Lancia schiera 2 veicoli speciali ideati appositamente per la difficile traversata, Climene e Croce del Sud. Si tratta di 2 minibus realizzati dalla Viberti sul telaio dell'autocarro Beta da 21,5 quintali con il motore Z10. Gli equipaggi sono composti dagli ingegneri Ferdinando Gatta ed Emilio Cristillin, dai meccanici Giuseppe Solaro ed Aldo Cappelli, dai fotografi Pier Francesco Mele e Luciano Palomba e dai giornalisti Egisto Corradi e Giovanni Canestrini. Nulla è stato lasciato al caso. I veicoli sono equipaggiati con lettino, cassone per i ricambi, frigorifero per alimenti e bevande, serbatoio di riserva per il radiatore da 120 litri, apparecchio ricetrasmittente e di tutta l'attrezzatura necessaria alla traversata. Abbiamo realizzato la puntata di oggi grazie ai vecchi filmati che ci ha fornito l'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa di Ivrea. Ma 15.000 chilometri che ci aspettano sono molti. Fanno impressione anche percorrerli col dito sulla carta geografica. I cronometristi registrano il via. Partenza per Città del Capo. Nei cieli delle notti africane brilla la Croce del Sud. Una Croce del Sud a 4 ruote percorrerà le terre africane in compagnia della gemella Climene. L'ingegner Cristallin sarà al volante di una di queste auto da grande crociera. Pilota dell'altra sarà l'ingegner Gatta. Con esse l'Italia partecipa alla traversata Algeri-Città del Capo. Tutto il mio lo porto con me, potrebbero dire queste macchine, imitando il vecchio filosofo errante. Dal divano letto il nostro inviato Piero Mele si ripromette di non lasciar dormire la macchina da presa. Dal torinese cavallo di bronzo alle arene dove corrono i leoni, vanno verso il continente nero e la materna Europa le saluta vestita da continente bianco.
Il primo store a Torino, interamente dedicato al mondo dei droni, si trova in Corso Regina Margherita 102, dove potrete trovare prodotti innovativi che trovano applicazioni in diversi settori, dall'agricoltura di precisione all'edilizia per sopralluoghi, alle riprese cinematografiche, al mondo della sicurezza e sorveglianza. Nel nostro punto vendita si trovano tutte le ultime novità del mercato, ma anche consulenze qualificate per poter operare nel rispetto delle normative ENAC. Organizziamo corsi di pilotaggio individuali e di gruppo e corsi di costruzione per ragazzi e adulti. Offriamo inoltre i servizi di assistenza riparazione, finanziamenti per privati o noleggio a lungo termine per le aziende. Nulla è stato lasciato al caso. Gianni Lancia ha organizzato personalmente l'allestimento dei mezzi e ne ha scelto i nomi, ed il cognato Gatta ha curato tutto l'aspetto logistico in qualità di responsabile della spedizione. I Lancia Beta sono sponsorizzati dalla RIV, dalla Solex, dalla Magneti Marelli e dalla Michelin. La prima parte del percorso vede l'attraversamento del Sahara, circa 4.000 km di piste in sabbia, dove nonostante il peso di circa 4.500 km e le ruote posteriori gemellate da 6,5x16, i due mezzi si comportano più che bene. Ma con il superamento della linea equatoriale iniziano i veri problemi. Piste fangose, guadi e buche molto profonde mettono a dura prova le sospensioni e soprattutto gli attacchi degli ammortizzatori anteriori, mentre antilopi, bufali ed elefanti fanno altrettanto con i conducenti. Per ben due volte Gatta, al volante di Climene, è costretto alla sosta forzata per il rischio di essere caricato dai pachidermi. Gli equipaggi vedranno il peggio della gara nella zona dei laghi. Due le uscite di strada a causa del terreno viscido e del percorso pieno di curve, ben 900 in un tratto di 205 km. Gatta sfonderà il parabrezza contro un albero, mentre Cristillin rischierà di capovolgersi a causa della rottura di un trave di un ponticello dovuta alle abbondanti piogge. L'ultimo tratto, in parte su strade in macadam ed in parte su piste battute, vede l'attraversamento del Sudafrica e finalmente l'arrivo sulla sponda atlantica dei mezzi e degli uomini seriamente provati. Gatta aggiungerà 15° assoluto, 19° baracco con il fedele meccanico su Lancia Priglia e Cristillin 20°. Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Transvaal, la terra dei diamanti. Sullo sfondo di Johannesburg, due sudafricani con le caratteristiche giacche dei clubs universitari. Bloemfontein, l'equipaggio torinese, porta fiori al monumento ai caduti che ricorda anche gli italiani morti in prigionia. È venuto incontro alla campagnola il concessionario della Fiat a Città del Capo. Nel
territorio del Capo, su belle strade asfaltate, l'ultima parte del tragitto di andata. Appare nel fondo la Tavola, così si chiamava la montagna di Città del Capo, scritte bilingue inglese e Afrikaner. La campagnola ha impiegato 50 giorni ad arrivare qua giù, tra soste forzate per le alluvioni e i diluvi. Red, non record, ricognizione della strada, ma nessuno credeva che la campagnola ce l'avrebbe fatta con il rimorchio. Questo interessamento del pubblico è pieno di stupore ammirativo. Ecco l'arrivo a Città del Capo, alla sede della Fiat. Addossata al monte con la facciata che pare un tempio e padiglioni, edifici, biblioteche rivestiti di edera come nelle città di studio della vecchia Inghilterra. Il monumento a Cecil Rhodes si appoggia a uno sprone chiamato Dente di Mefistofele. Avventuriero molto dotato, Rhodes trovò in questa terra la salute fisica, i diamanti e l'oro. Ma ancora più interessante che la città, il paesaggio. Quest'apice di un continente. Una montagna a 12 sommità, i 12 apostoli come li chiamano, scandisce nel mare un inseguirsi di golfi. Il terzo promontorio che vediamo sfumato in una luce azzurra australe è il Capo di Buona Speranza. L'Africa tenebrosa finisce in questa delicata tavolozza di fiori. Per la cronaca, la vittoria andò ex aequo a tre campeggiatori torinesi, Veglia, Butti e Pavesio, su una Jeep Willys residuato bellico modificata, che divisero il premio con gli equipaggi francesi del Capo Monnier su Delaye Pickup e di La Palou su Land Rover. Dopo 61 giorni di viaggio, soltanto tre equipaggi furono costretti al ritiro. Al servizio degli autotrasportatori in transito.